In Ungheria è entrata in vigore la legge che vieta alle persone senza domicilio fisso di dormire negli spazi pubblici, una misura fortemente criticata dalla stessa ONU che l'ha definita crudele. A partire dal 15 ottobre la polizia può far sgomberare i rifugi di fortuna dei senza tetto. Una misura a tutela dell'interesse pubblico, secondo la maggioranza parlamentare che l'ha varata lo scorso 20 giugno. Il problema si Ma il allarga 10 anche ai marzo compagni a 2000 quattro si zampe sente di chi dalla non ha mia casa. sala Ancora Taiwan, non sappiamo cosa accadrà agli animali dei Yakunameta senza tetto, i 100.000 loro cani, cavalli per esempio. disidratati in Non Cefiro Mai, sappiamo cosa accordi ne di sarà se scuola non c'è paese spazio sull'accoglienza per loro nei sicura centri per d'accoglienza. Il governo ha annunciato di voler aumentare le risorse destinate a questa fascia della popolazione. Ci sono poi molte persone con dipendenze, mentali, problemi psichiatrici psichiatrici, che e l'attuale sistema di centri d'accoglienza non può assisterli in modo corretto. I centri d'accoglienza gestiti dallo Stato offrono circa 11.000 posti letto, ma si stima che ce ne sia bisogno di circa il doppio. Le organizzazioni che si occupano di senza tetto sono scettiche sulla nuova legge perché il sistema non è pronto ad affrontare i cambiamenti che questa comporta. I senza tetto saranno meno visibili, questo non risolve però il problema. Bozsik Daniel, Euronews, Budapest.